Martini, telespettatori, buonasera dall'avatar di Nando Martellini che vi parla dal comunale di Torino per questa sfida tra la Juventus e il Perugia. Dunque la Juventus affronta il Perugia che la settimana scorsa ha battuto la capolista Inter e l'affronta con tutte le cautele dovute, poiché comunque il Perugia è una squadra che quest'anno ha fatto veramente bene. È un Perugia che non è quello dell'anno scorso, certamente, ma sicuramente sta facendo comunque un buon campionato con Calloni che sta facendo meglio di Paolo Rossi, che comunque sta disputando un buon campionato. Dunque vedremo come terminerà questa sfida veramente delicata per la Juventus, che ricordiamo è a soli 2 punti dall'Inter, quindi è costretta a vincere. Infatti l'Inter ha 36 punti mentre la Juventus ha 34 punti, una Juventus che ha fatto una rimonta strepitosa nel girone di ritorno. Dino Zoff non ha recuperato, dunque in porta titolare c'è ancora Luciano Bodini, che salutiamo. Ciao caro Luciano, amico di Roberto Valentino e della pagina. Bene, noi allora a questo punto cediamo la linea al terreno di gioco perché le squadre stanno guadagnando il loro ingresso in campo e ci troveremo alla fine del primo tempo. Dunque tutto è pronto per questa grande sfida, Juventus che affronta il Perugia che 7 giorni fa ha battuto l'Inter capolista, Perugia che gioca con la maglia azzurra, la seconda maglia, e Juventus con la classica divisa a strisce bianconere. Bene, diamo le formazioni. Juventus in campo con Bodini, Gentile, Cabrini, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Virdis, Cucureddu, Bettega. Dunque Trapattoni insiste con Cucureddu in cabina di regia, mentre Perugia risponde con Malizia, Nappi, Ceccarini, Frosio, Zecchini, Dal Fiume, Bagni, Butti, Paolo Rossi, Casarza e Calloni. Dunque formazione al gran completo per il Perugia, tutto è pronto, molto bella questa inquadratura del comunale dall'alto, e comincia la Juventus. Partiti. Morini, Cucureddu, Calloni, Butti, Paolo Rossi, Ceccarini, fermato da Causio, Gentile, Morini. Il lancio verso Roberto Bettega, Juventus che sta facendo fatica a spingersi in attacco perché il Perugia si difende veramente bene, ma soprattutto ha preso possesso del centrocampo bianconero. Tardelli, Cabrini, prova la discesa Cabrini, poi si accentra su Furino, ancora Antonio Cabrini. Lo ferma Salvatore Bagni in fallo laterale. Tardelli, Cabrini, ancora Tardelli, Juventus che insiste sul settore di sinistra, poi Cabrini tocca nuovamente per Furino, da questi a Causio, gioco che si sposta sulla fascia destra, Causio prova, cerca la penetrazione ma viene fermato, avrebbe dovuto toccare il pallone, attenzione intanto Calloni, elude l'intervento di Scirea, al tiro di Calloni e la bella risposta di Luciano Bodini. Bodini si è fatto trovare pronto ancora una volta, ha deviato un tiro veramente insidioso. Ceccarini, Perugia che insiste in attacco e sta presidiando in modo veramente concreto la metà campo juventina. Causio, Virdis, attenzione Pietro Paolo Virdis, il tocco verso Furino, questi l'apertura per Bettega, il cross per Virdis che non riesce a colpire di testa, marcato benissimo dai difensori del Perugia, calcio d'angolo, Cucureddu. La palla dentro, ha provato Scirea a portarsi in avanti addirittura, pallone che viene allontanato, dunque Calloni prova
l'offensiva contropiede del Perugia. Talloni, dal fiume. Intercettato il passaggio di Dal Fiume, può ripartire la formazione bianconera in tutta calma. Scirea e Causio gestiscono il pallone. Palla verso Bettega, Ceccarini. Butti, ancora Ceccarini. Zecchini. Bagni. È un Perugia che sta giocando un'ottima partita, sta controllando veramente bene gli juventini. E questo conferma l'ottimo momento della squadra di Castagnier, e quindi non è stata una casualità la vittoria sui giocatori di Bersellini della settimana scorsa. Un Perugia che ha disputato un'ottima partita e si sta ripetendo anche qui a Torino, tanto è stato fischiato un fallo a Casarsa che non è d'accordo. Calcio di punizione, Gaetano Scirea alla battuta, pallone in avanti verso Bettega, intercettato dai difensori juventini, lo stesso Casarsa, va a toccare per Ceccarini, riparte il Perugia, Butti, Ceccarini, Butti, Dal Fiume. È una Juventus che ha il pieno controllo della situazione, possiamo dire. Adesso il Perugia sta veramente dimostrando di... Attenzione, c'è questo pallone per Tardelli, poi rinviene su di lui Frosio e risolve una situazione che avrebbe potuto essere complicata per il portiere del Perugia, Anello Malizia. È l'unico pericolo reale che ha corso il Perugia in questo primo tempo, e per il resto la partita l'hanno fatta gli Umbri, si può dire. Con qualche contropiede bianconero, Bettega. Bettega, si gira bene, Bettega, il tiro di Bettega, però non ha impresso la potenza che solitamente imprima i palloni Roberto Bettega, quindi il pallone è arrivato in porta molto debole e Malizia ha potuto parare tranquillamente. Butti, Casarsa. Calloni, si gira bene Calloni, il tiro e un'altra bella parata di Luciano Bodini. Bravo il portiere di riserva, però sta dimostrando di meritare il posto da titolare, ma davanti a sé c'è un monumento di nome Dino Zoff, quindi. Però l'importante è che si sia fatto trovare pronto in queste partite Luciano Bodini, dove veramente ha fatto molto bene. Finisce il primo tempo, Juventus e Perugia 0-0. È terminato il primo tempo, è finito 0-0 con una Juventus che tra virgolette è stata messa sotto da un ottimo Perugia che, come dicevamo prima, ha presidiato la metà campo bianconera per parecchio tempo. Un Perugia che ha sfiorato la rete, ha fatto due tiri in porta, ma ha trovato un grandissimo Luciano Bodini che ha evitato il capitombolo nel primo tempo alla formazione bianconera. Dunque, Juventus che ha avuto un possesso palla maggiore del 52%, mentre il 48% la formazione perugina, ma detto questo, comunque il Perugia quel 48% che ha avuto l'ha usato veramente bene e, diciamo, ha passato più tempo nella metà campo avversaria che non nella propria, e questo è un dato che sicuramente fa riflettere, ma preoccupa anche i tifosi bianconeri sugli spalti. Bene, allora le squadre stanno per entrare in campo, linea dunque al terreno di gioco, noi ci troveremo alla fine della partita. Gentili telespettatori, riprendiamo il collegamento da Torino per questo secondo tempo. La formazione juventina ha patito gli uomini di Castagnier che hanno, attenzione, c'è questo cross per Calloni che non riesce a colpire. Perugia che ricomincia ad attaccare, quindi
Così come aveva finito il primo tempo, ricomincia il secondo. Juventus in difficoltà in questa partita, comunque Bettega. Causio. Si è visto poco il barone Franco Causio. Virdis. Furino. Calcio di punizione, Furino ha provato a battere subito, poi si è fermato e da quella posizione dovrebbe battere Cucureddu. Difatti Cucureddu si porta sul pallone, solitamente opta per la staffilata e difatti è così, gran tiro e bella parata di Malizia. Prima vera occasione juventina, possiamo dire che questo tiro di Cucureddu che è stato parato da Nello Malizia sulla linea. Adesso il Perugia che si distende, Calloni difende bene il pallone, Casarsa, Bagni, Cucureddu, Virtis, prova il contropiede della formazione bianconera, però il Perugia è ritornato con i giocatori nei propri ruoli, quindi attenzione Bettega, attorniato da tre difensori del Perugia. Cabrini, adesso piano piano sta venendo fuori la Juventus come non è ancora capitato in questa partita, nel primo tempo specialmente. Adesso c'è questo fuorigioco, comunque la Juventus pare stia venendo fuori dalla propria metà campo e vedremo se saprà imporsi, così come si è imposto bene il Perugia sin qui in una partita disputata veramente bene da parte dei giocatori di Castagnera. Attenzione Tardelli, ruba un buon pallone, Virdis, parte Bettega, Virdis lo serve adesso forse in ritardo, comunque Causio, Gentile, ancora Causio, il cross di Causio, la palla dovrebbe essere deviata in calcio d'angolo, infatti l'arbitro dà il corner, lo stesso Causio si porta la battuta, palla nel mucchio, Cucureddu e poi Nello Malizia para. Butti, c'è Carini, Morini, Bettega, Virdis, c'è Carini, Virdis, Virdis dentro per Bettega che spreca una grande occasione, si può dire solo davanti a Malizia. E il problema è che è arrivato in scivolata e quindi non ha potuto calibrare il tiro come avrebbe potuto e quindi non ha saputo sfruttare questa grande occasione. Juventus comunque che senza dubbio è più, attenzione a questo bel pallone per Virdis, il controllo, il tiro, il gol, vantaggio della Juventus con Pietro Paolo Virdis, dunque Juventus 1 Perugia 0, è un gol che arriva in un buon momento possiamo dire della Juventus che stava attaccando, però francamente il Perugia non merita la sconfitta qualora questa dovesse arrivare perché stava giocando una buona partita, però d'altronde la Juventus è una squadra che ha dei giocatori che solitamente sbagliano poco davanti alla porta. Virdis, ecco, rivediamo il controllo e poi il destro che ha battuto Nello Malizia, che probabilmente pensava potesse andare sul primo palo il tiro e difatti vediamo, difatti era più, sembrava voler coprire più il primo palo, invece Virdis lo ha battuto con questo bel gol, pertanto Juventus 1 Perugia 0 e vedremo se ci sarà reazione da parte dei giocatori di Castagnere che ripeto hanno giocato un'ottima partita e hanno trovato davanti anche un Luciano Bodini veramente strepitoso. Attenzione il tiro e ancora Bodini distinto, devia questo tiro di Bagni che si dispera. Ecco, rivediamo questa conclusione di Salvatore Bagni, è stato Paolo Rossi a passargli il pallone e Bodini distinto col piede sinistro allontana
Esulta Bodini. Calcio d'angolo per il Perugia. Salvatore Bagni la battuta. Palla dentro, Casarsa, viene anticipato da Tardelli. Virdis. È troppo solo Virdis, prova un lancio in avanti ma non trova nessun compagno, quindi c'è Carini. Nappi. Perugia alla ricerca disperata del gol del pareggio. Però la Juventus, va detto, in questo secondo tempo è stata più grintosa, più propositiva rispetto al primo tempo, che non riusciva a prendere le misure al Perugia. Attenzione, c'è un buon pallone per Tardelli, il controllo e poi il pallone viene mandato in calcio d'angolo. Cucureddu la battuta, palla dentro, il tiro e poi la deviazione di Ceccarini. Furino, Causio, Ceccarini, Calloni, provvidenziale l'intervento difensivo di Ceccarini. Juventus che ha sfiorato il secondo gol, ripeto, una Juventus diversa in questo secondo tempo. Probabilmente Trapattoni ha saputo toccare le giuste corde nel momento di pausa tra il primo e il secondo tempo, durante l'intervallo, e i giocatori di chiedo a Roma se sentono la mia voce, che è andato via il collegamento. Sì, perfetto. Dicevamo, Trapattoni nell'intervallo ha saputo probabilmente motivare meglio i propri giocatori. C'è adesso questo calcio di punizione per un altro fallo di Casarsa, che deve stare attento, e difatti l'arbitro lo ammonisce. Adesso deve stare attento perché un altro cartellino giallo sarebbe il secondo e quindi scatterebbe l'espulsione per Casarsa. Ecco, questo intervento su Tardelli, non vedo cosa abbia da lamentarsi Casarsa, perché l'intervento è stato veramente duro. Sul pallone Franco Causio e Cucureddu. Cucureddu ha provato a passare il pallone verso Bettega, ma non è riuscito nel suo intento. Bettega e Virdis. Bagni, manca ormai pochissimo al termine della gara, l'arbitro sta controllando il cronometro, potrebbe essere l'ultima occasione questa per il Perugia. Il cross per Calloni, poi ed è finita. Juventus Perugia 1-0, gol di Virdis al 72esimo. La gara è terminata e il campo ha detto che la Juventus vince 1-0, gol di Virdis. Una Juventus che nel secondo tempo non era partita benissimo, poi piano piano è venuta fuori, l'esperienza, la classe dei singoli, e dunque la Juventus ha potuto battere il Perugia per 1-0, quindi con due partite al termine di questo bel campionato che è molto incerto, la Juventus continua a stare con il fiato sul collo dell'Inter capolista, e Inter che ha 38 punti e Juventus che con questa vittoria si porta a 36 punti. Dunque domenica la Juventus andrà a giocare ad Ascoli, mentre l'Inter a Firenze. Saranno due partite veramente delicate. Dunque dall'Avatar di Nando Martellini per questa partita è tutto, la linea alla pagina.